spesso. Andiamo a fare il punto con Diletta Gioffrida. Diletta. Sì, Alessio, buon pomeriggio. Di fatto ormai Silvio Berlusconi aspetterà solo la Corte di Cassazione, probabilmente in autunno, e si concluderà questo processo, il processo Mediaset, in cui è stato condannato in primo e in secondo grado, lo dicevi, a 4 anni di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici, che poi è l'aspetto che probabilmente più preoccupa l'ex Premier, perché se la Cassazione dovesse confermare questo verdetto sarebbe immediatamente esecutiva. Ma torniamo alla notizia di oggi, che è quella legata proprio alla decisione della consulta. Dopo quasi 3 ore di Camera di Consiglio, i giudici della Corte Costituzionale hanno di fatto concordato con quella che era stata la decisione di 3 anni fa dei giudici del Tribunale di Milano. No al legittimo impedimento per Silvio Berlusconi, bene fecero a non concederlo quel legittimo impedimento quel 1° marzo del 2010, in sostanza sposando quelle che erano state già le motivazioni che erano state del Tribunale di Milano. Primo punto, secondo la consulta non si dimostrò sufficientemente l'inderogabilità dell'impegno, l'assolutezza di quel impedimento di Silvio Berlusconi quel giorno, e quindi di conseguenza non fu concesso il legittimo impedimento. Altro punto, quella udienza di quel lunedì 1° marzo 2010 era stata concordata gomito a gomito proprio con la difesa di Silvio Berlusconi, e di conseguenza il fatto che poi quel Consiglio dei Ministri che era slittato a quel lunedì, in realtà nuoceva, diciamo, a quella sorta di fair play che era stato invece stabilito tra tribunale e difensori. Hanno parlato oggi anche i legali di Silvio Berlusconi, che hanno commentato questa decisione. Sono stati duri anche nei confronti della composizione della Corte Costituzionale, che di Nellongo in una nota hanno detto: i precedenti della Corte Costituzionale in tema di legittimo impedimento sono inequivocabili e non avrebbero mai consentito soluzioni diverse dall'accoglimento del conflitto proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Evidentemente la decisione assunta si è basata su logiche diverse che non possono che destare grave preoccupazione. Si aspetterà dunque la Cassazione. Tutto. Bene, questa è la situazione. C'è da dirlo che qualche minuto subito dopo è arrivata la dichiarazione di Berlusconi: nessuna conseguenza sul governo, nessuna conseguenza sull'esecutivo Letta. Sentiamo allora però che aria si respira all'interno del Popolo della Libertà. Sentiamo Cicchitto e Capezzone. Questo della consulta, che tra l'altro contraddice sue precedenti deliberazioni in merito, è una scelta politica. È una scelta politica sbagliata e negativa. Noi siamo persone responsabili e quindi non ne trarremo conseguenze per quello che riguarda il governo. Ma non c'è dubbio che siamo di fronte a un vulnus che richiederà un'attenta riflessione. Nessuno faccia finta che questa sia una decisione secondo diritto e secondo giustizia. Questa è una decisione politica, di una maggioranza politica, di una Corte Costituzionale che ha scelto di essere politica, di parte e partigiana. È uno scandalo, non solo contro il cittadino Berlusconi, non solo contro i cittadini che hanno votato.